Quest'anno per me è un'esperienza nuova e anche diversa un po' da quello che è stato il mio percorso finora, dove comunque voglio portare qualcosa di diverso anche da quello che la gente è abituata ad ascoltare di me, soprattutto dei pezzi, diciamo, più famosi. Il pezzo è nato, in realtà prima di quest'estate, che appunto sono stato in studio, stavo facendo un po' di canzoni in generale. Diciamo che non è nato con l'idea di faccio il pezzo per Sanremo, non è nato proprio dalle session che stavo facendo in quei giorni. E poi sono stato in Warner, ho fatto sentire il brano e istantaneamente è stato mandato ad Amadeus, quasi senza neanche chiederlo, tipo, pezzo lo mandiamo. Ho detto, ah, ok, devo dire che il pezzo poi è piaciuto subito ad Ama e poi non ho più saputo niente, né più potuto mandare altre canzoni, quindi diciamo che lui ha proprio sentito quel pezzo, ha detto che gli piace e probabilmente poi mi ha tenuto fino all'annuncio. Io ho vissuto 6 mesi di ansia infinita, tipo, perché non arrivavano notizie, e l'ho proprio scoperto in televisione quando ha detto il mio nome, ho detto ok, sono dentro. Vi dico una cosa un po' inedita, perché non, nelle altre interviste non ne ho parlato, ma vi dico la verità perché me ne sono reso conto ultimamente riascoltando il brano. Perché io inizialmente questa canzone non l'avevo scritta dedicata a una persona, era un discorso con me stesso, quindi in realtà la figura femminile all'interno della canzone in realtà è la mia coscienza, che poi appunto si è tradotta in una donna, no? Però in realtà il punto di convivere con i propri rimpianti è un po' proprio convivere con se stessi, no? Quindi riuscire a stare bene anche quando tutto va male, perché secondo me è una cosa importante, perché uno dice, sai, finché tutto va bene è facile essere felici, ma bisogna imparare a essere felici anche quando tutto va male, perché se ci pensi poi alla fine ti vanno male delle cose che si possono sistemare, no? Che comunque puoi risolvere. E secondo me questa canzone parla prevalentemente di questo, no? Io infatti dico pieni di rimpianti fino all'overdose, perché a volte io mi sono sentito di aver fatto magari delle scelte sbagliate nella mia vita e che siano irrimediabili, quindi che mi avrebbero trascinato sul fondo. Invece questa canzone è un po' come se fosse una presa di consapevolezza, no? Del fatto di dire ok, hai sbagliato questo, hai sbagliato quello, però devi riuscire comunque a stare bene, perché stare bene ti farà uscire da queste situazioni. Ho imparato proprio per riuscire a affrontare tante cose della mia vita, a trasformare i rimpianti in esperienze, nel senso che alla fine io credo che degli errori che ho fatto nella mia vita, non voglio scendere proprio nel particolare, però degli errori che ho fatto nella mia vita mi sono serviti per imparare a non farli più. E quindi appunto diciamo il fatto che abbia estremizzato, no? Appunto dire overdose, che è una parola molto forte, no? Fa intendere proprio questo, che a volte uno si riempie di rimpianti fino a morirci, no? Di questa cosa, invece bisogna reagire ed è anche per questo che nel testo dico appunto avrei dovuto tenerti lontana da me, no? E intendo diciamo, questa paura, no? E poi ti ho fatta piangere, piangere e intendo la mia coscienza, no? Quindi era come se io da fuori fossi sorridente ma dentro piangessi. È un po' questa la metafora che si cela dietro queste frasi. Io credo che comunque pezzi appunto come D'estate non vale, o se vogliamo citare anche Una volta ancora, siano delle canzoni che sono poi entrate nel cuore delle persone e sono entrate nella quotidianità delle persone, hanno fatto vivere dei bei momenti, dei bei ricordi alle persone. Quindi io credo che, cioè io non rinnego niente di quello che ho fatto, anzi sono molto contento di averlo fatto e se la gente mi identifica così vuol dire che ho fatto bene il mio lavoro. Pregiudizio no, sicuramente io mi rendo conto che, come dicevo, quando fai delle hit che sono più grandi di te, perché io ho fatto dei pezzi che sono stati molto più grandi di me, molto più grandi della mia figura. Tanta gente conosce le mie canzoni ma non la mia faccia. Cioè, è assurda questa cosa, ma e questo succede quando fai delle hit gigantesche, ma non è che sta io, non è che cioè, non posso sentirmi in colpa di aver fatto 10 platini o comunque di aver fatto successo con una canzone. Io quello che posso fare è fare sia appunto dei pezzi di quel tipo di e anche il resto, no? E la cosa che mi preme a me è che anche l'altra mia faccia venga scoperta. E cosa mi aspetto da Sanremo? Io, come ho detto anche in altre occasioni, Sanremo lo sto vivendo veramente come una gara con me stesso, perché trovarsi su un palco così importante, nonostante, lo dico con umiltà, ho fatto tanti palchi anche in giro per il mondo, però
questo per me e penso per l'Italia è un valore veramente molto importante, e riuscire comunque a trasmettere, ecco, quello che voglio fare io è trasmettere a chi mi ascolterà il messaggio che voglio mandare, quindi cioè, quello che vorrei è di essere capito, per assurdo, cioè non ti parlo né di classifiche né di podio né di posizioni, cioè quello che il motivo per cui ho fatto io Sanremo quest'anno è proprio perché vorrei essere capito da chi mi ascolta. Assolutamente non smetterò di fare pezzi di reggaeton, perché comunque fa anche quello parte, insomma, di quello che mi piace, no? Della musica che ascolto. Tu conta che io veramente ascolto tutti i giorni un artista che si chiama Fade, che se non lo conosci ti consiglio di andare ad ascoltarlo, che fa dei pezzi di reggaeton assurdi, no? Che secondo me comunque rimangono sempre molto attuali. E diciamo che la mia intenzione sul futuro è sicuramente quella di sperimentare, no? Come ho sempre fatto, quindi non fare magari solo pezzi reggaeton o solo pezzi, in questo caso elettronici o house, ma comunque di cercare delle ispirazioni che possano far crescere la mia musica. Diciamo che sto preparando uno show che possa appunto raccontare il mio percorso, no? Quindi sarà un tour, cioè sarà uno show che secondo me racchiuderà un po' tutto quello che rappresenta il mio mondo. Un po' come è anche stato l'ultimo concerto che ho fatto al Fabric, dove ci sono stati appunto i miei pezzi magari più vecchi, le cose più nuove, il freestyle, che comunque è una parte della mia vita artistica importante. Quindi quello che voglio fare anche con lo show è proprio raccontarmi,